Man mano che la misteriosa creatura solitaria si dirigeva dove l'acqua era poco profonda, i granchi sulla battigia e tutti quelli che si trovavano sotto e sopra gli scogli schizzavano via, rifugiandosi nelle fessure e sotto le pietre. Sapevano che quando lei era a caccia non perdonava. Bastava solo che uno dei suoi tentacoli li sfiorasse e sarebbero rimasti paralizzati senza avere più la possibilità di muoversi o fuggire. Poi lei se li sarebbe portati alla bocca e li avrebbe ingoiati vivi senza pietà. Al suo passaggio alcuni grossi polpi si ritirarono all'interno delle loro tane, barricando l'entrata con dei sassolini. Tutti i pesci nelle vicinanze fuggirono impauriti. Le pelose dei dintorni si ficcarono appiattandosi sotto le pietre, in cerca di un riparo sicuro, standosene poi completamente immobili, non azzardandosi neanche a muovere le loro chele. E qui il vento, insieme